Ok Raffaele, allora in primis vogliamo dirti che ci hai detto davvero tantissime belle cose, sono certo che hanno ispirato e ispireranno tantissima gente. E Grazie. vorremmo porti un'ultima domanda che è molto interessante e poco banale. Prima di porti questa domanda vogliamo avvisare tutti gli studenti che è presente il link delle presenze, quindi potete appunto firmare. E adesso passiamo alla domanda. Allora Raffaele, anche se è una domanda abbastanza, come dicevo, poco banale, che solitamente non si pongono tra amici, o comunque non viene posta tutti i giorni, ma è una domanda che ognuno di noi si pone. Secondo Raffaele Giordano, qual è il senso della vita? Io non lo so qual è il senso della vita, però ecco, forse il senso della vita l'ho trovato negli sforzi che ho fatto quando ho superato i miei limiti personali, mentali e fisici. Là che ci ho trovato proprio un senso alla vita, perché in tutti questi momenti sono stati tutti momenti poi meravigliosi della mia vita. Perché penso che soffrire porta davvero a tanti risultati. E nella sofferenza, io ci ho visto, forse nella sofferenza ci ho visto il senso della vita. Raffaele, vogliamo ringraziarti veramente di cuore perché hai detto parole bellissime, sono parole che purtroppo non sentiamo tutti i giorni. Quindi Grazie a voi. ringrazio anche. Quindi ancora Grazie, grazie, un particolare ringraziamento dal nostro caro grazie. Si Ventura, capita. dal nostro caro professore, ma sono certo che ogni studente, ogni professore, ogni membro della nostra scuola appunto è felice della tua presenza. Quindi ti ringraziamo ancora e Grazie ringrazio tutti per l'attenzione. mille. E speriamo magari un domani in un incontro in presenza Un dove viaggio possiamo, insieme, forse. Ma senza dubbio, con piacere. dato che hai viaggiato tanto, potremmo farti vedere, credo a mio parere, nonostante io abbia viaggiato ancora molto poco, il posto più bello del mondo, non per sembrare superficiale, che è la città di Matera. Quindi ti auguriamo un domani magari di dimostrarti la nostra città e di averti nel nostro istituto. Lo penso pure io che Matera è uno dei posti più belli che c'è stato, lo giuro. Ho avuto la fortuna di visitarla tante volte, una volta l'anno ci vengo, e pure le Dolomiti Lucane che stanno là sono una cosa meravigliosa. Sì, ci si becca sicuro. Ringraziamo davvero tanto. A voi per tutto questo Alla spazio. prossima, ciao. Ciao Ciao. Raffaela. Ciao. Intanto, a proposito di presenze, ricordiamo il link della presenza che è stato messo sulla chat di gruppo della lezione di Meet. Se qualcuno ha delle domande, un feedback, vuole lasciarci un parere, noi rimaniamo un altro minuto qui. Grazie a tutti.